piazza in zona Emmello, anticipato bene da Rosania. Carrotta, scivola Arcidiacono. Coletti, Rosania, anticipo facile per lui. Lisi, Navratil, Lisi, Floriano per quinto. Agnelli tiene contro l'aureo, l'anticipato con energia da Rosania. Non è molto arrotato di Hop, favorito dalla 1. Arriva Romeo col destro, Siriniano, batti e ribatti, adesso arriva anche Rosania. Diop mette giù il pallone, prova un numero, Nicastro. Momento da dimenticare per la Juve Stabia, e non riesce più a vincere. Attacca ancora Deli, Rosania, esce pallapiede, Nicastro, non riesco a capire. Grifoni, questa è la sua decima partita titolare per il numero 3. Per Squillace, Caruso prova ad andare via in velocità, Rosania, un gioco di prestigio quasi, riesce a tenere il pallone in suo possesso. Laterale verso Palomeque, in due i difensori dell'Ischia che liberano l'area di rigore giallo-blu, poi Rosania per Guerri. Deli cerca, è da più di un mese a riposo, utilizzato nella rifinitura di ieri, però una partita vera e propria, insomma non si gioca da dicembre, da quell'ecce. Poi rinviene con grande applicazione su Padulano, che continua a portare palla insieme a Rosania, fermano l'ex esterno dell'Arezzo. Con il pallone in suo favore il gioco, con la rimessa lunga da parte di Liverani, ancora per Caetano Calì, l'autore del gol del vantaggio, ancora Bergamelli, lungo di testa, interviene ancora di... Mattieli già ha messo il pallone in faro laterale, Gazzo per Anghileri, fermato per un attimo da Rosania, ancora Anghileri, Rosania... E ancora pallone per Russotto, che poi con una grande giocata viene dentro, pallone poi nel cuore dell'area di rigore, messo fuori dalla Paganese, ma l'azione è ancora viva, ancora adesso tacco di Falcone per Nunzella, giocano di prestigio gli esterni del Catania che sanno dare del tuo al pallone. La palla è stata rinviata da Emerson, poi Duncan batte lungo ancora per lo scatto di Paulinho, se ne va in posizione di alla sinistra Paulinho, sta arrivando Dionisi. Ancora Paulinho da solo, fermato però dalla chiusura di Rosania. Empoli in vantaggio a Modena, un altro punteggio che cambia in questa giornata infrasettimanale di Serie B. Piccolo tocca per ultimo, la tiene in campo Piccolo, non secondo. Maccarone, è tornato Tavano, Maccarone, si muove Isai, largo croce, Saponara, contro due avversari, va Saponara fino in fondo, il tocco con la punta. Partita del Ganese, qui Bernardini allontana, Duncan, Paulinho, fallo di Rosani. Possesso palla nettamente a favore dell'Empoli. Passi, scrosta Rosania, sale in sovrapposizione Freddi, Lepore elude l'intervento di Cunzi, la trivela da parte di Lepore che sbaglia, attenzione alla ripartenza della Paganese in 2 contro 3 con Deli. Fa girare il pallone il Verona, può salire Agostini col sinistro, trova il tocco dentro per Ferrari, prova a girarsi Ferrari, subito attaccato da due avversari, Piccolo, è un buon lavoro il suo, pallone che resta lì, suggerimento per Rosania che spazza dalle parti di Plasmati, mette giù bene il pallone. Dorini sta correndo molto, sia lui a destra che Isai a sinistra,
Lorini, c'è anche Moro, il cross per Tavano, Rosania. Bello il cross di Lorini. Le operazioni in Lecce con Moscardelli per Lepore. Rosania anticipa l'avversario, poi si tuffa nello spazio Salvi. Calcio d'angolo, pallone che arriva nel centro dell'area di rigore, Di Cecco allontana, poi Appelt sbaglia lo stop, Appelt, attenzione che può ripartire il contropiede del Lanciano con Piccolo, Piccolo verso l'area di rigore, Piccolo, Piccolo, Piccolo in area di rigore, Piccolo Valentini con un miracolo, poi il pallone rimane lì, ancora tempo. Gautieri avrà tempo e modo di inserire i centimetri e il peso offensivo di Plasmati. Paghera, Piccolo, prova a passare in mezzo a due, Piccolo riesce a tenere il pulso dall'arbitro. Occhio ora al Catanzaro che si fa vedere con Bernardi, il cross al centro, Rosania mette fuori anticipando Razzitti, poi Carcione per piegamento difensivo di Fofana. Pagano va bene in profondità da Sturaro, può andare fino in fondo il numero 7 del Modena, cross bello all'interno dell'area di rigore, mette fuori Rosania, qualche brivido qui per la difesa del Lanciano, poi di Cunzi, molto bravo Cason, evitare l'intervento dell'avversario, il rilancio, poi il colpo di testa da parte di Rosania, da quest'altra parte Colella, Corti e Cone. C'è superiorità numerica in mezzo per gli abruzzesi. Attenzione però a Ebagua, in area di rigore. Ebagua prova a girarsi, Ebagua attacca Rosania. Il pallone resta lì, a Menta. Aveva comunque evitato Netto per... Poi Giacomarro in ripiegamento difensivo. Il suo solito prezioso lavoro il siciliano. Verratti non arriva in questa sponda aerea. Manovra... di testa Falcinelli. Pallone che arriva debole centrale. Facile la presa di Colombi, siamo già dall'altra parte, non c'è un attimo di respiro in questi primi minuti. Chiusura di Rosania, un secondo momento ad andare alla battuta. Pallone che però non può impensierire Colombi. Ardemagni, buono il controllo con il petto sull'attacco di Rosania. Poi rischia con questo passaggio Cucino, tocca Turchi, con le mani può rimettere in gioco Fiamozzi che all'interno cerca Ebagua. A proseguire per Neto Pereira, anticipato da Rosania, poi forse il fallo di Grillo su Piccolo, l'arbitro lascia proseguire anche per la nostra. Si era fatto vivo con una offerta importante. Ma credo che la Juventus abbia scelto la piazza Lanciano per dargli la possibilità di non avere troppe pressioni addosso, quindi essere l'ambiente. Movimento di un centrocampista, questa volta non di Volpe, ma di Paghera. Sin qui era rimasto abbastanza bloccato davanti alla difesa, ha visto però lo spazio, l'ha attaccato bene e ha portato avanti il Lanciano. Bene adesso l'Ascoli. Zazza. Tante in terza serie. Burzigotti prepara il lancio lungo, lo fa su Cocuzza. La seconda palla che viene allontanata dalla Paganese, non si intendono Rosario. Bella, duella con Ciccinelli, alla meglio, pallone dentro con Rosania che lo toglie praticamente dalla testa di Arcidiacono, fa ripartire la Paganese con Carcione. Diventano 17 le palle perse dal Lanciano, tante, tantissime. Simi. Ragazzu anticipato, rimessa laterale per la Provenza. Ancora Verona, il cross di Agostini, calibrato bene, a Menta, in qualche modo libera, ma non è finita, Nielsen a saltare, viene anticipato, eccolo Falcone, può partire. Lorini, sta correndo molto, sia lui a destra che Isai a sinistra. Lorini, c'è anche Moro, il cross per Tavano, Rosania, bello il cross di Lorini. Borghese. Riparte da dietro la Provercelli, il lancio in profondità di Borghese, non ci arriva Eusepi. Poi D'Aversa in qualche modo vince un... Non c'è la distanza da parte di Falcinelli, poi Neto Pereira di testa prolunga per Oduamadi, fermato da Rosania, Corti, ancora il Lanciano con Minotti, in fallo laterale, anzi no, bravo.
anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Amenta, credo. Polenta ha scambiato con Sciaudone, il cross dell'uruguaiano ha messo fuori Rosania, ripropone Romizzi, il colpo di testa di Vastola che poi Dos Santos, poi Borghese, pallone in profondità, cercare Caputo, il colpo di testa, quello di commettere meno falli possibili vicino all'area rigore, vista la possibilità e la capacità di Mammarella, veramente discutevano di questa cosa. Sciaudone, Lanciano, Di Cecco, Paghera e Vastola sono i tre, con Paghera riferimento centrale con numero 20 all'ottavo, sinistro alto, e poi al dodicesimo ancora Bugino, fermato da Leali. Un'opportunità per il Lanciano, Vastola scarica bene per Agnelli, sale di qualche passo la difesa della Juve Stabia, cross di Agnelli, di testa Cancellotti, Arcidiacono, poi Rosania, tutto regolare secondo l'arbitro Cuccini. Alla lunga per lo scatto di Paulinho, subito la sponda per Belighieri, ancora Paulinho che controlla, insiste Paulinho, lascia il pallone lì, non era ancora arrivato. Dall'altra parte prova lo scambio Di Cecco con Piccolo, si allunga leggermente il pallone, attacca davvero con molti uomini in Lanciano, alla ricerca naturalmente del gol del 2-1, vuole cercare di guadagnare quanti più punti. 15 minuti di fatto del secondo tempo, con tutti e quattro i fari dell'impianto di illuminazione funzionanti, Bernardi ora